Vanno verso la prima staccata
e davanti rimane con 221 Heinz. La parte sinistra della curva, prima curva da destra, proprio rettilineo d'arrivo e via di partenza, ovviamente. Abbiamo tre di manche della classe A, quindi la terza sarà ancora più sotto. Sotto diversi piloti d'oro, soprattutto nella categoria dei prototipi 4x4, grosso sono in lista anche nell'europeo da tanti anni, anche senza aver ottenuto dei risultati eclatanti o super al vertice, ma questo la seconda. Piloti per la gara del loro campionato, mi sembra che se non si può parlare di passione con questa gente non so più dove si deve andare a cercare, sicuramente più degli italiani al 100%. Ed eccoli qui al terzo passaggio con Heinz davanti, 54-46, senza la portiera un po' come erano le vecchie due cavalli Citroen, nella quale c'era un campionato delle due cavalli di almeno 30, se non 40 di fastidioso. Con 111 Root, 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 111
tutto al suo fianco Zimber, poi Hoefelin, quindi Kalin in seconda insieme a Spritz, in terza Fuchs, Fassler, Jäger e in quarta, in nona posizione, Wenger. E la partenza ci porta alla prima staccata, dove parte bene Zimber con 213, meglio di Svezia. Ha dato l'arrivo un po' lungo da parte di Schmidt. Eccoli che non giungono, non sono traguardo, Spinge, dai, dai.
questa volta. Schmid ce l'ha fatta suonare, vada avanti. Lui, tranquillo come una rosa, si è portato a casa. Storia, diciamo. Già sportellate tamponate. Ok. Per l'acqua vanno un po' più piano, però. Va bene così. Dopo il secondo giro qui. Direi di aspettare di vedere le casse. Tutti dipendo. Si è girato. Come on.
Che tecca? Sì, vabbè, ma sono dei cani bastardi. Ma si è rimesso a posto anche, eh? Incredibile. Nata.
Rallycross italiano significa anche campionato, svizzero, autocross, open, il famoso SAP. Quindi qua la pista è un misto. Proprio in ralenti, io vanno che ci sia solo il contrario, loro volevano un prodotto, vogliono un corpo. Quindi vengono qui e hanno chiesto come volete che corriamo, con l'asfalto, senza asfalto, metà e metà. Ovviamente si è lasciata scegliere loro, visto che campionato loro. Quindi loro fanno il giro con il nostro Joker Left Rally Cross, senza fare questa tratta centrale in asfalto, poi praticamente seguono il resto, perché adesso come li vedete sono sull'esterno e vanno sulla parte asfaltata, poi si metteranno qui, fanno tutto il terra e poi sia la 3 che la curva 6, la più lunga, vanno sull'asfalto. Siamo con la classe A. Classe A che comprende le due ruote motrici fino ai 1600. Solo due ruote motrici, quindi infatti Vai che si ammazzano. Questo perché i cognomi sono di tre tipi, sono francesi, tedeschi, italiani, visto che la Svizzera ha queste tre possibilità linguistiche e di divisione settoriale. Ok, eccoli qui. Super, Smith, Marti con la Y, poi Reisfurt, quindi Zimb, poi Marti. La prima manche della campionato svizzero classe A autocross, che è ancora molto vicino. Ieri abbiamo assistito ad alcune partite, alcune gare veramente toste, molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda, quando arriviamo poi ai super bagni, oltretutto ci sono almeno 5-6 piloti che abitualmente fanno il campionato europeo, quindi abbiamo visto delle cose veramente spettacolari, battaglie incredibili e 3-4 piloti che vale la pena vedere in pista. Li vedremo più tardi, tanto interessante. Classe A poi, una manche sola della classe B, due della classe C, poi passeremo ai prototipi con il monoposto a ruolo, ovviamente super. Questa è la prima da 9, poi anche da 9, a meno che tra ieri e oggi qualcuno, purtroppo, ci auguriamo proprio di nuovo, abbia avuto delle problematiche. Oltretutto dicevamo campionato svizzero sì, ma aperto, open perché in mezzo intanto abbiamo l'ultimo giro, open perché in mezzo abbiamo svizzeri, ovviamente, tedeschi, un pilota della Repubblica Ceca, austriaci e anche belgi, quindi c'è un po' di Europa in questo tipo di cose. Siamo intanto all'ultima tornata con Sutter, che migliora il suo tempo in 57.8 davanti a Cerini. Kaiser, che è un pilota tedesco che ha qualche problemino con la sua vettura, che fa il gruppo tutto da una parte del circuito, lui arriva adesso sul traguardo, ma ieri abbiamo visto che
aveva avuto anche qualche problemino di faccia, mentre a posto, però stanno fanno tutte lì in modo al gruppo come se fosse. Tutti gli altri sono discretamente compatti, anche se i primi due hanno salutato la compricola e vanno a beccarsi. La bandiera stacca del nostro Romy Gambaro, eccola qui, con una botta sitting. Poi vediamo se mi smentisce subito facendo sì. Se la caviglia bene anche oggi dalla partenza, almeno poi tutto il resto del gruppo con Strickler e Jäger. Dici che c'erano gli imitatori a un certo punto. Non capisci un cazzo, te. Davanti il solito Zimmer, il solito perché ieri ha fatto abbastanza il bello in cattivo tempo. Ovviamente bisognerà poi vedere se tutti quelli che si vincono a mani basse le loro mani. Ma loro escono a destra e a sinistra. Il pomeriggio di oggi, come penultimo tipo di prova. Se vuoi vedere quando escono sempre a destra. Tireranno fuori gli artigli delle gran belle battaglie, come abbiamo visto in alcuni già ieri. Primo passaggio con Zimmer. Justin, da Yatsu qualcosa, c'è da anni qualcosa. Si vede che c'è un po' di anni. Da Yatsu qualcosa. Leggi nei scritti. L'ex allenatore dell'Arsenal. Così si chiama. Che cazzo chi è? Tu la prendi nuova e inizi a martellare a mare. Te devi vedere cosa c'è dopo. Forse è l'unica macchina seria. Esattamente come ieri. È entrato, è partito. Ha tentato lui il ritmo. Nessuno è riuscito a lontano. Da 1 alla 2, dove si è cercato tutti i problemi possibili immaginabili per poi risolvere le vite. Da vedere dopo, ve lo segnalerò al momento opportuno. C'è una Power 5. Sempre delle vetture a ruote coperte. La classe A, la classe B, la classe C sono ruote coperte. La classe D sono di Carla, di Proto. Beh, mica Jensen vuoi mettere? Jokan Jensen. MK2, sì. 1-1, è Jensen, 1. È uno. Svizzeri, tedeschi e austriaci. Beh, ma anche Jensen non è che ha proprio il piede leggero. E intanto andiamo all'ultima tornata, quando arriveranno sul traguardo, ultimo giro della Mach B, classe A. Mentre già tutto schierato la panoramica della griglia della Mach C, sempre sulla plana. Tampona. Poi un secondo giro precedente a 9 decimi, adesso a 8.49. Ma mi sa che se la gestisce in modo esperto,
senza stravolgimenti più di tanto, non ci sono stati grandi attacchi, nella classe B. Sorpassi incredibili, ah, no, che portato avanti dall'inizio, diciamo che le altre categorie sono più spettacolari, però questa volta passa proprio lì, andiamo a vedere se dal Monte 49 scende. No, sono ancora là. E intanto partono con la prima fila con Ice, Fux e Rude. E chi mi va davanti con 311 proprio Rude. Ieri era arrivato il quarto. Cerca il 102 su 5 iscritti. Allora, io vorrei andare a fare un botto. Vabbè, ma se c'è anche il polo, puoi andare anche te con il focus. Aspetta che c'è scritto staccato con questa volta con 196 splits ha perso sul treno. C'era scritto la marca, non ho letto bene. C'era scritto la marca dietro, guarda bene. Per i primi due giri è rimasto vicino agli altri del gruppo. 102. Qualcosa non è andato, è stato girato. Bom, fermo. Proprio nel punto dove si ferma il numero 101, vale a dire Kalin si era arrampicato sul serradino. Giusto. Questo qui? Porco Dio! Cattivissimo. Oh, gli dai un po' di spazio, sti qua si infilano ovunque. Oh, il polo ha superato il Clio. Non ho visto quella lì, è la cinghia che sta andando. Classe A. Ma è morta un giro fa. Ultima tornata, ci sarà presumibilmente un tentativo, magari sì, magari no, però magari un tentativo da parte di Fux e di Calda per vedere se... No, non c'è nessun tentativo perché mi sa che davanti... Che gli hanno piccato nella portiera sui suoi due avversari, però sei smentito immediatamente perché intanto Kalt che adesso è in questa posizione aveva sopravvissuto che ha avuto è lui in cassa adesso è lui pure lì è 102 una l'abbiamo fatta adesso la seconda la facciamo ora c'è scritto 102
e la terza ci approcciamo ed è quella che ti mette sul retro di Remo, eccola qua, arrivo nel 15, l'arrivo deve essere Rude! Rude su calcio, c'era auto con Stefan, dai! Una volta l'abbiamo detto, questa è MR2 se ne va. C'è Bagar, c'è Bagar, c'è Bagar. Come passano? Sai che qui oh, stavano girando Daihatsu. Perché questa volta non è partito con la sua onda di verde, non è partito. Minchia, anch'io di traverso. Andava davanti poi saluti e baci, perché erano diverse, erano tre le manche per questa categoria. Quindi poi ci sono. Ma che cazzo! Per vedere come si vede da sopra. Scendi, scendi, che minchia scende! La fortuna che è stato bene senza che minchia fare il giro con il sì, ma adesso 95 parti, parte boom, a posto. Lì non dà fastidio perché ma ha parcheggiato, raga. È decisamente sopra, quindi non è un problema per i piloti che stanno arrivando. Smith, Sutter, Rinder. Cioè, sì, no, c'è una macchina di queste che è guidata, la guarda questa cazzata, Yatsu. Pinto è tanto abituato che tutte le manche ha fatto lui il suo numero 394 con la sua Toyota MR2, ha preso, se n'è andato e ha salutato la compagnia. Dietro di lui Sutter con 210, quindi... Zipper. Ma che bello è, sembra una statua, quel io. E la sua onda verde. Un monumento. Abbiamo già notato che per caratteristiche delle varie vetture è forse la classe, anzi non è un forum, la categoria del campionato svizzero dove i piloti non riescono a superarli. Però su due giorni ho notato che nella classe A partiva e arrivavano, a meno che uno non mancasse il motore o andasse a battere in ma dove cazzo? Chi era al secondo posto stava al secondo, chi era al quinto stava al quinto e via dicendo. Ora vediamo se cambia qualcosa. A parte il povero Marti che si è arrampicato sul terrapieno. Tutti gli altri sono nella loro bella fila indiana, tranne uno che è isolato ed è lui, è Smith, con il 394, guarda negli specchietti e dice, boh, c'è nessuno, non vedo gente. Sutter, il secondo, Sutter che mi sembra sia leggermente con un camperaccio della vettura che lascia desiderare, secondo me. Beh, adesso anche quel MK1 fa... Io la vedo tutta storta verso sinistra. Avrà tirato troppe botte. Vediamo se si storce anche verso destra. Non buona. Tre giri alla fine, già giusto, le finali del campionato svizzero. Non ve l'ho detto prima, ma ve lo dico ora. Sette giri. E poi ovviamente, essendo autocross, non c'è alcune. Quindi continuiamo a vedere. Schmidt, Sutter, adesso Simbert, hai staccato. Staccatone, staccatone del polo. Staccato di casa. E che Daihatsu! Lo porta a muro! L'ha passato! La ritrovi impegnata. Ma che cattiveria hai poi? Partono e non cambia mai posizione. Una meno cambiata. Vedo anche il Timber per suo camperaggio ubriaco. Ubriaco? Che secondo me
È di Pirino. Vabbè, intanto lui mi vale la terza posizione, questo va per conto suo, tra poi è già in Svizzera, se n'è andato, non c'è più nessuno nel Vesuvio. Davanti a Sutter, poi finalmente il trio dei battaglieri. Zimmer, Carl, altra staccata, va dritto, va dritto, oh! E si va a dividere l'ultima tornata con il signor Smith solo, isolato, che ha sbattuto fuori, introverso, non è un compagnone per nessuno, eccolo qua, va qui da destra, no, prende fuoco il crio. No, ho visto la fiamma, e poi qui calcio che ha detto che stiamo prende fuoco, ero qui, ecco, ciao, che bella porta a casa, calcio, zimmer. Una vettura ferma davanti alla postazione numero 7 che riparte, bravo, ti vogliamo così, e la bandiera stacchi, vabbè, intanto.